ragazzi e benvenuti nuovamente sul mio canale Dani Garage. Oggi andremo a fare la manutenzione e il tagliando della mia Ford B-Max. Il tagliando comprenderà l'olio motore, il filtro dell'olio, il filtro dell'aria, il filtro dell'abitacolo e il filtro del gasolio. Tagliando completo. Andiamo a vedere come si fa. Bene ragazzi, come potete vedere si tratta di un motore DuraTorque TDCI 1005, 75 cavalli. E andiamo a vedere appunto come si fa a raggiungere le varie parti. Allora, come prima cosa andiamo a togliere il coperchio in plastica che copre il vano motore. Bene, ora che abbiamo tolto la copertura del motore, possiamo vedere l'alloggiamento del filtro dell'aria, che è questo, il filtro del gasolio che è posizionato qui dietro, comodissimo. E il filtro dell'olio che è lì sotto, eccolo là. Se vedete quell'esagono che è lì, eccolo là. Bene, per quanto riguarda il filtro antipolline, il filtro dell'abitacolo è posizionato dietro quella paratia lì. Quindi qui siamo all'interno della vettura, lato passeggero. Accendiamo un po' di luce, tacca. Eccola qua. E il filtro dell'abitacolo appunto si trova dietro quella paratia. È tenuta con una sola vite, molto bene. Qua. Perfetto. La paratia è tolta e qui sotto troviamo l'alloggiamento del filtro antipolline. Ok, si tratta di togliere queste tre viti che sono qui, una, due e tre viti, quattro. Si aprirà la porticina e lì sotto troveremo appunto il filtro dell'abitacolo. Ecco il filtro antipolline. Niente, per togliere il filtro bisogna togliere anche questa copertura che è bloccata con due fermi. Uno è questo, che è posizionato qui dove vedete quel perulino giallo, e l'altro è di qua. Eccolo qua, questo pirulino qua si toglie, una volta tolto viene giù la paratia, eccola qua. Una volta tolta la paratia avremo un accesso un po' piacevole, non molto ma un po' piacevole. Un'altra cosa che volevo farvi notare è la differenza dei due filtri, questo è un filtro a carboni, mentre questo è un filtro in carta semplice, è scuro soltanto perché chiaramente si è scurito col tempo. E vi consiglio di montare appunto quello a carboni perché oltre ad avere un grado di filtrazione più elevato riesce a intrappolare anche gli odori di gasolio, benzene e quant'altro. Quindi evitate di montare il filtro a carta, costa meno però vale anche meno. Altra cosa, quando installate il filtro fate attenzione al verso di montaggio. Okay. C'è una freccia qui e c'è una freccia anche qui. Come potete vedere airflow, flusso dell'aria, e l'inserimento è un po' difficoltoso, però insomma con un po' di pazienza. Dopodiché si infila dentro del tutto, tracca, e si va a rimontare il coperchio. Una volta inserito il fianchetto che va dentro a scatto da questo lato, si andrà a installare la vite sotto che abbiamo allentato prima e il gioco è fatto. Bene ragazzi, cambiamo il filtro dell'aria. Per cambiare il filtro dell'aria bisogna rallentare questa fascetta, togliere il connettore e allentare le viti del coperchio. Quindi via il connettore. Eccoci qua. Vedete, il filtro non è molto, molto sporco, però sta bene cambiato. Montiamo il nuovo. Una, due, tre e quattro. Riattacchiamo il connettore. Per staccare questi connettori è sufficiente sollevare la linguetta rossa, dopodiché il connettore si toglie. Per rimetterlo si rimette chiaramente, si schiaccia la linguetta rossa. Ormai che ci siamo, rabocchiamo anche il liquido del tracicristallo
Bene, per quanto riguarda il liquido del tergicristallo, mi raccomando, utilizzatelo sempre nella maniera corretta. Cosa vuol dire? Vuol dire diluirlo appunto nella maniera corretta. Noi non andremo mai a meno 60, quindi non ha senso buttarlo puro, ma ha senso buttarlo in rapporto alla temperatura, diluirlo in rapporto alla temperatura che noi abbiamo. Nel nostro caso, una 2 va più che bene, quindi una parte di liquido per il tergicristallo e due parti di acqua e siamo a meno 10. Se abbiamo il timore o se andiamo in montagna, facciamolo pure 1-1, ma non di più perché non avrebbe senso. Oltre a inquinare, consumeremo molto liquido per niente. Quindi, una volta diluito nella maniera corretta, andiamo ad arrabboccare anche il liquido del tergicristallo. Andiamo a verificare inoltre la quantità di liquido dei freni. C'è un livello su ogni vaschetta che è da non superare, perché quando l'olio si scalda tende leggermente a aumentare di livello. Non andare sotto il segno del minimo, ma neanche stare sopra il segno del massimo. L'olio perché si consuma? Non si consuma perché si brucia, ma si consuma perché si usurano le pastiglie dei freni e di conseguenza parte dell'olio della vaschetta va a finire sulle pinze dei freni o sui cilindretti, a seconda se sono freni a tamburo o freni a disco. Quindi l'olio, una volta usurate le pastiglie, chi prende posto dell'usura delle pastiglie è appunto l'olio, quindi da qui il consumo. Altro controllo da fare è quello del livello del liquido di raffreddamento. Questo è il liquido che mantiene freddo il motore, diciamo così, con tutto l'impianto che ne consegue, quindi radiatore, tubazione e quant'altro. L'importante è che il livello sia fra il minimo e il massimo. Questo controllo va fatto sempre a motore freddo, perché quando il motore si scalda, l'acqua scaldandosi aumenta di volume, quindi non sarebbe una lettura corretta. Andremo a cambiare anche il filtro del gasolio. Andremo a togliere le tre viti che sono sopra qui, che tengono la staffa di supporto. Bene, ora andremo a staccare le connessioni elettriche. Per aprirle basta solo sollevare questa linguetta e spingere fuori il connettore. Stessa cosa per quest'altro che è di qua. Io le avevo già sganciate, comunque basta solo sollevare la linguetta. Perché come potete vedere qui c'è un dentino dove si incastra appunto la sicurezza, perché non si sfili il connettore. Per i tubi è sufficiente premere quel pulsantino bianco in entrambi per poterli sfilare. Ora che i tubi sono scollegati è sufficiente togliere le due viti, una e una due, che tengono il filtro sulla carcassa, e dopodiché avremo appunto il filtro in mano. Vi consiglio di scaricare il gasolio. Eccolo qua. Una volta scaricato il gasolio, andiamo ad aprire la leva qui sopra. Ok, questa va ruotata, questo serve scarico condensa, va ruotata fino a quando si ferma, dopodiché andiamo a togliere le viti qui sopra. Sono tre viti che tengono il portafiltro sul filtro stesso. Eccolo qua. Ora togliamo il filtro, eccolo qua. Molto bene. Bene, molto bene, andiamo a reinstallare il filtro nuovo. Io cos'è che faccio di solito? Metto un tappino di quelli da cilindretti dei freni, ok? Quelli che normalmente troviamo sui cilindretti dei freni o sulle pinze anteriori. Con del gasolio pulito vado già a pre-riempire il filtro. Il tappino sotto serve appunto perché non esca il gasolio. Chiaramente il gasolio deve essere pulito, nuovo. Dopodiché, mi raccomando, la guarnizione al suo posto, andiamo a rimontare il tutto. Un goccino di olio sull'OR, su questo R qui, vediamo se riesco a farlo vedere da vicino, eccolo qua, questo blu. Rispettando i fori, i tre fori che ci sono qui, andiamo a richiudere il portafiltro. Quindi si va a premere, ecco qua. Andiamo a rimettere su le tre viti che abbiamo tolto in precedenza. Buona cosa è chiudere le viti in croce in modo da far sì che la guarnizione si appoggi bene. Andiamo a chiudere il perno centrale, no? E si andrà a ruotare fino allo scatto. Il filtro è sostituito, ora si tratta solo di montarlo in macchina. Bene, rimontiamo il filtro nel suo alloggiamento.
Molto bene, il filtro è tornato al suo posto. I tubi li abbiamo ricollegati tutti. Per ricollegare i tubi basta solo spingerli dentro e sono a scatto. Una bella pulita per vedere poi se ci sono perdite. Stessa cosa vale per i fili, basta solo infilarli e sono a scatto. Fate solo attenzione alla linguetta, questa qui gialla, che si agganci bene al suo posto. Volevo farvi vedere che all'interno della scatola comunque c'è una... ci sono le istruzioni di montaggio, sono spiegate molto bene e molto ben dettagliate. E bene, procediamo. Bene ragazzi, ora che abbiamo messo la macchina sulle rampe, vi faccio vedere. Eccole qui, sono molto comode perché si riesce a raggiungere la parte inferiore dell'auto, chiaramente sempre distendendosi per terra, ma si riesce a raggiungere la parte inferiore dell'auto per togliere il riparo e quindi togliere il tappo di scarico. Freno a mano, marcia inserita, e come ulteriore sicurezza mettiamo sempre un tappo anche sulle ruote posteriori. Si infila sulla ruota posteriore, così. Ecco qua. Mi raccomando ragazzi, massima sicurezza in ogni operazione che fate. Bene ragazzi, ora ci troviamo sotto l'auto. Questo è il pannello inferiore, come si può vedere. Qui c'è il paraurti, il pannello inferiore. Dobbiamo andare a togliere queste due viti che sono qua. Una è qui e una è lì in fondo. Più queste che sono sul davanti. Quindi una, due e tre. Questa davanti è l'ultima vite da togliere e la prima vite da mettere. Questo perché? Perché si abbasserà davanti, che ha due gancetti, c'è un gancio dietro, e qui sotto troveremo il tappo dello scarico olio. Quindi bacinella, chiave, molto bene. Prendiamo un'altra chiave fissastella da 21, vi consiglio una chiave così bassa per evitare di forzare il tappo. Bacinella, stacchiamo l'asta dell'olio per permettere il deflusso appunto dell'olio e si allenta il tappo. Eccolo qua. Avvicinate la bacinella, eccolo qua, e lasciamo scaricare tutto l'olio. C'è anche un altro metodo per togliere l'olio dal motore, che è quello di utilizzare una pompa. Però a me sinceramente non piace perché non riesce a tirare su completamente l'olio dalla coppa. Molto più comodo, però non aspira tutto l'olio dalla coppa. E così come non aspira tutti i depositi. Mentre con il motore caldo, chiaramente non rovente, con il motore caldo e togliendo il tappo, l'olio quando fuoriuscirà dalla coppa si porterà dietro anche tutti i depositi che sono sul fondo. O almeno quasi tutti. Quindi quando andremo a buttare dentro l'olio nuovo, pulito, e saremo sicuri che è stato completamente sostituito. Cosa andiamo a fare adesso? Adesso andremo a sostituire il filtro dell'olio. In questo caso si tratta di una cartuccia all'interno di un contenitore, quindi proprio un filtro, tipo quello dell'aria per capirci, e mentre in altri modelli c'è proprio un filtro completo, quindi si andrà a sostituire il contenitore esterno e quello interno. Il filtro è posizionato qui sotto, quell'esagono che si vede lì in fondo. Anche questo molto comodo. Per smontare il filtro si utilizza una bussola da 27, io ho acquistato una chiave a basso costo e poi l'ho piegata per dargli la forma corretta per raggiungere il filtro. Bene, con la nostra chiave piegata andiamo a smontare il filtro. Ecco qui ragazzi, questo è il nostro filtro. Come vi dicevo, c'è una cartuccia esterna, un cappuccio esterno che è quello appunto del portafiltro, e poi c'è il filtro che è montato all'interno.
Per togliere il filtro dalla sua custodia è sufficiente fissarlo leggermente in morsa e tirare il filtro vecchio. Eccolo qua. Per rimontare il filtro sul supporto va infilato così. Va infilato e messo dentro a pressione. Una cosa interessante da sapere è che l'olio lambisce la parte esterna del filtro, come tutti i filtri, come lo stesso il filtro dell'aria. Lambisce la parte esterna, viene filtrato, passa all'interno e va direttamente sul motore. Una cosa interessante è che questo tipo di filtro, vedete che ha un prolungamento qui con una guarnizione, con un OR, ecco, quello a cosa serve? Serve perché quando il filtro è montato, l'olio rimanga tutto all'interno della cartuccia portafiltro. Quando invece si va a smontarlo, si toglie questo tappino. Questo prolungamento si toglie dal foro e tutto l'olio che è all'interno del supporto della cartuccia torna all'interno del motore, quindi andiamo a pulire anche il supporto del filtro, il porta cartuccia. Ogni volta che si cambia il filtro deve andare sostituita anche questa guarnizione qui. Eccola qui. Che viene data in dotazione con il filtro nuovo. Non è un O-ring, è un quadring, è di sezione quadrata. Va sostituito per evitare che ci siano perdite, perché potrebbe essere che quello che hai installato si sia biscottato. Fate attenzione che sia messo dentro bene, che non sia arrotolato su se stesso, perché appunto non è un OR. Quindi quando andrete a rimontare la cartuccia in macchina, lubrificate leggermente questa guarnizione e questa guarnizione, dopodiché infilate dentro il tutto a mano in modo che questo perno entri sul foro del motore. E mi raccomando, come sempre, avvitate a mano fino a quando arrivate alla guarnizione, dopodiché per forza dovete utilizzare la chiave. Ma i primi filetti è molto molto importante, fino a quando riuscite a avvitare la mano, per non rovinare questa parte che è in plastica. Molto bene. E ora buttiamo dentro l'olio e facciamo il livello. Ricordatevi sempre di chiudere il tappo prima di caricare l'olio. Molto bene. Grazie, come vi ricordo sempre, l'olio esausto va sempre portato in discarica o sui centri autorizzati. Si fa presto, si recupera su una tanica, la stessa tanica che avete usato o una tanica vecchia che avete in casa, e si porta in discarica, non si butta in giro. Bene ragazzi, ora ripristiniamo il livello. Questa è l'asta che viene utilizzata per controllare il livello, deve essere al massimo o leggermente sotto, ok? Quindi mettiamo dentro l'olio che serve e verifichiamo il livello. Bene ragazzi, a questo punto facciamo scendere la macchina dalle rampe, chiaramente senza avviare il motore perché siamo senza olio, e ripristiniamo il livello fino al livello massimo dell'asta. Avviamo il motore, attendiamo 5 minuti, 4-5 minuti che l'olio vada in circolo. Una volta fatto ciò lo spegniamo, aspettiamo una decina di minuti che l'olio si depositi in coppa. Fatto ciò, controlliamo il livello e ripristiniamo se necessario. Probabilmente ne mancherà probabilmente poco meno di mezzo litro, quello che ha riempito la cartuccia. Niente ragazzi, se il video vi è piaciuto, mi raccomando, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, così sarete informati sempre di nuovi contenuti. E mi raccomando, fate sempre i bravi.